Il testimone del giro più veloce è passato dalle mani di Toninelli, che ha iniziato a rallentare un po' la sua forsennata corsa verso i primi quattro, ed è stato passato a Jonathan Tonon, che ha infilato due giri sotto il 55, il muro del 55, muro rotto anche da Rick Dresden, ma nell'ultimo giro Tonon ha fatto segnare un 54,7 che fa paura. Vediamo se il monitor dei tempi si aggiorna. Adesso ha girato ancora in 55 secco Tonon, in 55,3 Carton, 55,2 Dresden che adesso è davvero vicino a Carton. Non abbastanza per tentare il sorpasso, soprattutto non qui, però è bello vicino. Il problema è che Tonon sta arrivando come una fionda. Marco Ardigò in quarta posizione se ne sta solitario, non ha il ritmo di chi lo precede, prende dai 7 ai 4 decimi di distacco. Toninelli anche lui sta recuperando, ma con un vantaggio di 2 decimi al giro su Marco Ardigò. Tonon invece vediamo cosa segna in questo giro, che è il decimo di 16. Attenzione a Tonon, Tonon si è arrabbiato. Tonon ci ha sentito prima quando abbiamo detto che era un po' in difficoltà e si è arrabbiato. Si è arrabbiato e ha fatto 55,099 ancora, ha rubato un decimo barra due decimi a chi lo precede. In questo momento chi ha girato più piano è Rick Dresden. Il più veloce è Tonon, il secondo più veloce del terzetto è Gary Carton in testa. Gary Carton che deve assolutamente avvantaggiarsi del tappo tra virgolette che potrebbe fare Dresden su Tonon. Carton deve scappare se vuol vincere questa gara. Carton deve sperare che Dresden involontariamente faccia gioco di squadra nei suoi confronti, o gioco tra l'altro fratricida nei suoi confronti, perché ricordiamolo, Carton e Tonon sono compagni di squadra della CRG Maxter. Attenzione a Tonon perché non è nuovo al sorpasso in questa staccata, ma il sorpasso a Dresden non lo fai così facile, e infatti guardatelo che ancora una volta stacca all'inverosimile, riesce a tenere a distanza Jonathan Tonon. Rick Dresden che si è svegliato, e stavolta è stato lui a girare mezzo decimo più veloce di Gary Carton, che ora è il più lento. Un bel trenino per i tre, trenino a tre vagoni per i leader della gara. Carton adesso che fa da elastico e si allontana un filino con Dresden, che in questa seconda parte del circuito magari fa un po' più fatica a stare attaccato a Gary Carton, e ogni volta ha i sudori freddi quando arriva in fondo a questa staccata con Tonon che si infila, e adesso Dresden deve rispondere, ma non ce la fa, non ce la fa. Vedremo se riuscirà a dargli fastidio nelle curve che seguono, ma quando Tonon supera così è difficile replicare, è difficilissimo replicare, a meno che Carton non faccia davvero i chiudi porte a tutto andare. Allora a quel punto Dresden può rientrare tranquillamente, si sa il detto qual è: fra i due litiganti il terzo gode. Adesso però c'è in testa l'americano, che si è presentato qui senza aver fatto una gara della WSK se non a Sarno, l'ultima gara della Euro Series quest'anno ha davvero corso pochissimo col KZ, anzi non ha corso assolutamente, ci diceva ieri, solo una gara nella Rotax. Eppure guardatelo qua in testa al Gran Premio di Portimao, alla gara di Portimao, deve assolutamente misurare al centimetro la staccata Gary Carton, perché dietro c'ha un diavolo che fa paura. Mancano due giri e mezzo alla fine della gara e Tonon si è costruito forse tutto quel che serviva per prepararsi una vittoria anche in questa prima finale della WSK World Series. Non sarà così facile però, non mi sembra che sarà così facile per lui, perché Carton è uno che, come dice Umberto Bossi, ce l'ha dura, come quelli della Lega. Non a caso c'è una scritta verde sul casco, la M verde della Monster, il suo sponsor, e vedremo se sarà davvero un mostro questo americano venuto da chissà dove. Di dov'è Carton? Di dov'è? Non si sa di dov'è.
è californiano. Si è presentato qui con gli Infradito dalla California, adesso deve chiudere il più possibile, staccare più là, ma non c'è niente da fare, va lungo Tonon, va lungo, ma riesce comunque a metterci una pezza. Carton non sfrutta l'errore di Tonon, cosa ha fatto Tonon? Che sorpasso con errore e ricucita. Carton vede rosso, non vede neanche nero. Carton vede rosso come il toro quando vede il vessillo. Manca quasi un giro e mezzo, incredibile. Tonon l'ha castigato in una maniera che fa male, roba da analisi, perché al giro e mezzo dalla fine essere infiocinato da Tonon dopo che hai fatto tutta una gara in testa, manda giù di testa chiunque, è una situazione che non vogliamo augurare a nessuno. E Tonon è davanti, si gira, capisce di avere un minimo di margine, l'ultimo giro, vedremo se tenterà il sorpasso, tenta, si infila, non c'è spazio, peccato. Ma i due continuano a darsele di santa ragione, non sono neanche più compagni di squadra, è una sfida tra loro due, è una sfida chi ha il manico, chi ha più manico tra i due, e stavolta probabilmente è Tonon. Forse poteva aspettare una curva, Gary Carton a tentare all'attacco, ha tentato di mettere il muso laddove non c'era spazio. Ci ha provato, va dato merito al pilota americano che prende un'altra infiocinata anche da Drezen. Che colpo Rick Drezen, l'avevamo detto che mandava giù di biglia un sorpasso come quello, e Drezen l'ha capito e si è infilato da mastino qual è. E Carton finisce terzo con Tonon, primo, secondo Drezen, Carton e Marco Ardigò. Poi Roberto Toninelli in grandissima rimonta, Fuchs, Wernerson, bravissimo Negro. E ancora Ludi, che gara, Gaggianesi nono, che gara. Ah.